problema nel commentare questa partita, Marco, perché abbiamo il ritorno in cuffia dei colleghi di Milano, fra questi due attesterebbe il contrario, però giocare fuori casa è sempre difficile. Intanto è iniziata la partita con Scavolini, è anche una squadra che ha da poco cambiato allenatore, quindi troverà certamente i giusti stimoli, staremo a vedere. Il primo pallone dell'Olimpia Milano nelle mani di Omar Cook, che prova a lavorare con la ricezione in posta di Malik Hairston. Il jump cadendo all'indietro di Hairston va a realizzare il primo canestro della partita, sì, in un Adriatic, Arena quasi completamente vuota. Di certo il lunedì non aiuta, come anche la classifica della formazione di casa. L'errore al tiro del primo attacco della formazione pesarese con Antoine Babur, il pallone subito per Lenk, per Fozis, si che torna dal gioco in Burussis, lunetta per Burussis, lascia il pivot avversario Crosariol, veramente in vuole attaccare Cavaliero, ecco, spazio qua ancora per Burussis che firma la tripla, 5-0, ottima partenza biancorossa, una tripla, beve buoni tiri, aveva rinunciato al primo Burussis, poi non poteva esimersi, naturalmente sappiamo che ha nelle sue corde con 3 su 16 il solo 18 conclusione, quindi fa... ma ha realizzato subito il primo tentativo, mentre Cavaliero gioca per Crosariol, palla persa, interviene Calbucci. È milanese, sì, su questo scarico di Cavaliero campo, che aveva provato a cercare, sì, Crosariol sotto le braccia per l'attacco della VL. Io non sento Marco sottofondo. Il cronista di Milano non riusciamo onestamente a parlare. Intanto c'è l'Aiup per Borussia, sì, un inizio molto molto difficile per Pesaro, 7-0 per la formazione milanese, ma Marco qui non sappiamo se, intanto ancora quasi palla persa, Hamilton però si libera di Cook che commette fallo, 1 minuto e 32 secondi. E... fallo di Cook, quindi la palla è fra le mani dei pesaresi, i pesaresi che cercano di mettere dentro i loro primi due punti, 0-7. Per Milano la tripla di Hamilton che non va, il rimbalzo di Crosariol. Il rimbalzo dopo il tiro sbagliato di Hamilton, di Crosariol, sbaglia anche Crosariol ed è adesso il numero 23 in attacco, Langford per Burussis. Marco, un tuo primo intervento per verificare appunto se abbiamo risolto i problemi tecnici. Sì, abbiamo risolto in qualche modo i problemi tecnici. Io non sento Luciano, ma va bene lo stesso. E io non sento la tua voce, onestamente. Molto, molto attento. La rimessa in zona d'attacco per Milano ed è il numero 10 Cook che mette la palla in mezzo a Fozis. Poi Borussis dentro per Fozis. E l'inizio migliore per Milano, non poteva desiderare meglio di più dopo le difficoltà di quest'ultimo periodo, Sergio Scariolo, che è stato accolto da un grande striscione dei tifosi pesaresi dedicato a lui Bianchini, mentre la Scavolini replica da 3 punti con Daniele Cavaliero, 3-9, primo canestro dopo 2 minuti e 18 secondi. Per Ariston, la Scavolini, in possesso di palla, rischia di perderla, anzi forse l'aveva già persa, ma poi la recupera. Ancora Burussis da 3, a segno. 2 su 2 per Ioannis Burussis. E Milano si ha il vantaggio ancora di più, 12-3 il punteggio, e fallo di Burussis sul tentativo di entrata di Reggie Hamilton. È il primo fallo di Burussis. Gli arbitri dell'incontro, Sain, Tolga Sain, Carmelo Paternico e Gianluca Calbucci. Naturalmente, come sapete, c'è in panchina Zare Markowski, mentre dall'altra parte, come diceva Luciano in precedenza, un personaggio conosciutissimo e tra l'altro amato qui a Pesaro come Sergio Scariolo, che ha le sue belle gatte da pelare con Milano, dal momento che Milano non sta andando poi così bene come dovrebbe, dal momento che se confrontiamo, diciamo così, budget, Luciano, siamo 25 milioni di, sì, euro contro 3. È vero, però intanto in campo non ci vanno i soldi e non c'è neanche la differenza di budget che decide. In questo momento Milano sta dominando, ancora un canestro di Ioannis Burussis,
con il numero 15 in maglia rossa, il giocatore greco ex Olympiacos, fallo di Langford. E Burussis, pensate voi, è già in doppia cifra. Ioannis Burussis che viaggia in questa sua stagione con una media poco più di superiore ai 9.9 a partita, ha realizzato qualcosa più di 10 a partita, perché ha già realizzato 102 punti in 9 partite, ma è già a quota 10 punti, è già in doppia cifra il giocatore greco. Mentre Barbour subisce il secondo fallo di Burussis, Burussis, ed è attenzione, il secondo fallo, Burussis ha fischiato Paternico, il giocatore greco mette le mani in testa. E Paternico, onestamente io non riesco a capire il significato di questi atteggiamenti, ha protestato ma ha messo soltanto le mani in testa, gli è andato a rimproverare, onestamente, questo dice poco. Cavaliero alla rimessa in gioco mentre si libera Hamilton, ma va a scontrarsi con Hendricks, entrato in campo per Ioannis Burussis. Cavaliero, abbiamo ancora Hamilton, proviamo a parlare. Hamilton che va al tiro dalla distanza sul ferro, ovviamente sul primo ferro, il rimbalzo di Hendricks, palla per Cook sul quale sta difendendo Cavaliero, mentre Hamilton è in difesa su Langford. Va a sbagliare Langford, recupera palla in qualche maniera da Scavolini, anzi un buon recupero e il fallo di Fozzis. E la Scavolini può andare in lunetta dopo 3 minuti e 58 secondi, perché questo dovrebbe essere il quinto fallo, vediamo un po', Forrest soltanto, no, il primo è il quinto fallo, due tiri liberi a disposizione di Daniele Cavaliero che è il migliore giocatore della Scavolini in questo inizio di stagione. 12,5 punti a partita, i tiri liberi sono il 78,4%, 29 su 37 non è eccezionale, ma Daniele intanto realizza e riporta Pesaro a meno 8, 6-14. Marco? Eh sì, è una partenza diciamo col freno a mano tirato, anzi direi proprio con le gomme sgonfie, però la partita è lunghissima e non è detto che... 7-14 intanto il risultato. Cavaliero aggressivo su Langford, mentre è passato adesso Hamilton su Cook, Crosariol su Hendricks e Mack su Fozzis. Adesso il tiro dalla distanza di Airston a segno, soltanto due punti per Malik Airston che ha realizzato il 16° punto di Milano. Sono tantissimi punti già subiti dalla Scavolini, pensate, siamo ad una media di oltre 32 punti per parziale. Dalla distanza Barbour a segno, la tripla di Barbour che si era presentato a questo appuntamento con il 33,9% nelle triple, esattamente 19,56, adesso siamo a 20 su 57. Luciano, io di solito vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, nonostante questa partenza razzo di Milano, nonostante le difficoltà della nostra Scavolini, i punti di differenza sono soltanto 6, quindi ciò vuol dire che in campo bene o male questa squadra si batte. Le partite sono tutte da giocare, ci mancherebbe altro. Certo che Milano aveva bisogno di questo inizio per avere un po' di carica e l'ha presa. Marco? Sembra di sì che in questo momento il nostro problema sia risolto, ed è già molto, dal momento che chiaramente capirete con una voce sotto che strilla è difficile poter parlare. Intanto ha sbagliato dalla tripla di Langford e replica subito Barbour, sbaglia il ferro, il rimbalzo di Hendricks, la palla nelle mani di Cook a destra per Airston, ancora a destra per Langford che salta Hamilton, subisce il fallo del giocatore oramai in procinto di lasciare Pesaro per Ferentino in Serie A 2, così anche senza comunicazioni ufficiali ma sembra certo. Vi dico subito che è una grande serata per quanti hanno a cuore la vittoria Libertas e la sua storia. Vi ho detto prima dello striscione inneggiante a Valerio Bianchini e a Sergio Scariolo, sono presenti infatti in tribuna Valerio Bianchini, Santi Puglisi, manager del secondo scudetto, mentre Cook va a realizzare dall'angolo la tripla e allunga ancora e riporta Milano a porta Milano a 19, a più 9, quindi.
E c'è l'attacco di nuovo biancorosso, pesarese per dirla come stanno le cose, dal momento che bianco e rossi sono anche i colori di Milano. Intanto Hamilton, grande esecuzione, sì, fa una bella penetrazione, va a realizzare, mentre Milano è già in attacco, sbaglia, tocca palla a Crosariol, ma il pallone finisce fuori, quindi la rimessa in gioco è per i Meneghini in zona d'attacco. La rimessa di Cook dal lato breve, vediamo chi si libererà per costruire questa azione d'attacco milanese. Fozis, ancora la zona di sì. Markowski, l'attacco di Milano, il tiro Hendrix realizza con un semigancio. Hendrix che sta vivendo una stagione difficile, addirittura molti colleghi della carta stampata hanno ipotizzato un suo possibile taglio, ha ipotizzato anche il possibile taglio di Cook. Oggettivamente credo che Milano avrebbe potuto fare meglio. Intanto fallo di Hairston su Barbour, che guadagna due tiri liberi. Hairston che va a scusarsi con Barbour, il numero 7 in maglia rossa, sì. Milano aveva cercato di portare a casa Daniel Hackett, sinceramente, in tutta sincerità, se ci è concesso avremmo puntato molto anche su un altro ex pesarese. Intanto Luciano, c'è Rich un bel Hickman, primo piano di Gentile, Alessandro Gentile, Alessandro Gentile, che è entrato in campo. Due tiri liberi per Barbour, che si fa il segno della croce prima di tirare, anche perché di precisione dalla linea... onestamente se dall'alto dovessero aiutare a realizzare un tiro libero sarebbe veramente... Certamente. Ci sono cose molto più importanti nella vita, sì, di un tiro libero. Comunque realizza Barbour, che è iniziato abbastanza bene, cioè, mi è sembrato abbastanza determinato. Intanto il piede di Fozis sulla linea, ma rimane dentro il campo dopo il rimbalzo, e quindi è Milano che è in attacco, 13-21 il risultato, meno 8 per chi difende. Malik Hairston con amici che lo chiude molto bene, ma Hairston è veramente bravo e riesce ad inventare un canestro che sembrava praticamente impossibile per la difesa di amici. Hamilton dalla distanza, da tre sul ferro, tutte maglie rosse al rimbalzo. Hamilton cerca di recuperare palla ma rischia il fallo. Ancora Hairston con la palla in mano. Hairston si avvicina a canestro, sbaglia tutto questa volta. Sì, colpisce il palo. Sì. Quindi amici, Barbour ancora la tripa di che non va, il ferro gli dice di no, e poi Alessandro Gentile che... invece bravo è Hamilton a tentare, sì, un recupero quasi impossibile, impedendo comunque un canestro praticamente fatto, oppure quasi fatto a Milano. Sì, il pubblico protesta nei confronti, contesta Barbour che sembra giocare da solo ogni volta che gli arriva palla. E c'è un time out intanto. E diamo come al solito la linea alla regia. Sain, yes. Riprende il gioco quando mancano 2 minuti e 52 secondi alla fine del primo quarto. Abbiamo già detto, chiaramente tutti sapevano, intanto vedete il presidente di Milano Prodi che è presente. Dicevo che Luciano, questa era una partita di difficile lettura e soprattutto molto molto impegnativa e difficile per i pesaresi.
Sì, ma intanto Milano viene da un periodo difficilissimo, un brutto passaggio di Cook, la palla è fuori, cercava una schiacciata spettacolare. Onestamente Milano mi sembra che abbia bisogno di canestri facili, canestri semplici. Milano che è praticamente fuori dall'Eurolega e non si può certo parlare di avvio di stagione esaltante per le assette Emporio Armani. Però Milano ha iniziato benissimo, la Schiavolini invece doveva a sua volta partire bene per mettere dei dubbi, per insinuare ulteriori dubbi o procurare ulteriori incertezze, cioè, nelle convinzioni milanesi. Ha allungato adesso la difesa a Scariolo. Sì, è entrato Stipčević da parte milanese ed è entrato anche Clemente per la Schiavolini al posto di Hamilton. C'è l'attacco di Barbour che inventa un grande canestro perché è un giocatore che ha classe. E intanto grandissimo recupero di Alessandro Amici, che potrebbe avere il tiro, non lo prova. Poteva provarlo, secondo me era giusto, perché se l'era procurato questo tiro con una grande azione difensiva. Peccato, tutta la panchina era scattata e anche Varkowski gli ha detto tira perché era tuo, invece non esita a tirare. Mac sbaglia, il rimbalzo è toccato da Milano, la palla è fuori ed è ancora per la vittoria liberta Schiavolini Banca Marche. Ma veramente complimenti ad Amici per questo intervento che mi è sembrato degno di un grande cornerback di football americano. In anticipo è stato un intercetto nel vero senso della parola. Intanto vedete il viso di Markowski, è tirato, concentrato, segue la partita dalla sua zona davanti alla panchina. Ancora Barbour in difficoltà, riesce a mettere la palla fra le mani di Crosary Hall. Amici non era forse al suo posto. Crosary Hall sì, era certo che c'era, però oggettivamente era un passaggio difficile, sicuramente, anche se Crosary Hall lo ha provato convinto di trovare il compagno, certo, di squadra. E allora è Clemente che va sulle tracce di Stipčević. Rok Stipčević, l'ex Varese, è arrivato quest'anno a rinforzare l'Olimpia. Per il momento non ha fatto tantissimo, anche se è un eccellente tiratore. Certo. E allora il tiro è adesso è di Milano, a segno proprio a fil di sirena allo scadere dei 24 secondi. Gentile. E Milano recupera 10 lunghezze di vantaggio, 15 a 25, sono tanti, troppi punti subiti dalla Schiavolini Banca Marche, mentre Mac va, è sfortunato, sbaglia, recupera il rimbalzo, subisce il fallo di Fozzis. Dovrebbe essere il secondo fallo anche di Fozzis. E due tiri liberi. Due tiri liberi per Mac, stavamo dicendo appunto di Rok Stipčević. Infatti hai visto bene Luciano, Scariolo corre ai ripari e manda in campo Melli. Sì, Stipčević al 50% nelle triple, quindi un giocatore da curare. Melli fischiato, in tutta sincerità non capisco. No, perché non capisco neanch'io. Non riesco a capirle queste cose. Assolutamente, Melli meriterebbe almeno per quanto mi riguarda solo quando è stato applausi. A Pesaro si è dato tanto da fare per questa maglia, quindi. Certamente. No, no, Mellino Nicolò merita sicuramente applausi, altro che fischi. Intanto un tiro libero è andato, va anche il secondo da parte di Mac, la rimessa di Stefano Gentile per Stipčević sulle sue tracce, c'è Clemente, ancora Stipčević, difende bene Clemente, poi la palla è fallo fischiato da Sain. Vediamo se è possibile vedere il replay, ci sembrava una cosa abbastanza normale, ma forse addirittura Gentile che va su Barbour con la spalla. Ancora fallo, non riesce, vedete, a contenersi nello slancio Barbour e prende il suo secondo fallo nel giro di un attimo. Va in campo ora Capitan Flamini, esce Barbour. Barbour che ha due falli a suo carico e la rimessa, anzi no, ci sono due tiri liberi questa volta, mi pare, no, sì, due tiri liberi di Ayrton, il primo lo sbaglia, altro tentativo per lui. Intanto stasera devo dirti che tecnicamente i problemi sono tanti, perché
anche il sito della Lega non ci fornisce le statistiche in diretta, ci dà le statistiche di Siena che al nono minuto è avanti di 15-11 su Cremona, e facciamo tutti il tifo per Siena questa sera senza che Gigio Gresta se la prenda male, il pesarese che allena appunto Lavanoli. Dalla distanza, Amici, a segno, tripla, ecco perché tutta la panchina prima era saltata in piedi dicendogli, urlandogli, tira perché meritavi questo tiro. Bene bene, bravo Amici, il punteggio 25-20, meno 5 per i pesaresi e mancano pochi secondi alla fine. Stipevic e perde la palla Milano. Grandissimo Denis Clemente in difesa, aggressivo, parla con il coach Clemente, Barkowski gli dice, e intanto esce Flamini e ritorna Cavaliero perché ci sono 11 secondi da giocare e c'è la possibilità del tiro da tre, certo. La rimessa dal lato lungo per Mac Clemente, lui è veloce, ha doti velocistiche notevoli, va avanti, poi serve Cavaliero ed è lui che prende il tiro ma va a sbagliare e Melli prende il rimbalzo. Peccato, era il tiro del meno due. Certo, il primo quarto, un quarto cominciato malissimo dai pesaresi, conclusosi sul 25-20, i pesaresi hanno reagito, linea alla regia. Elisa, Amici si riprende a giocare all'Adriatic Arena, sempre Luciano Murgia e Marco Vedinotti al microfono. Dicevo, Luciano, di un primo tempo cominciato malissimo ma poi conclusosi abbastanza, devo dire, in modo accettabile. Oh, diciamo un'altra cosa, che è la serata dello Iopra, prima della partita si è parlato appunto di questa istituzione e si cerca di fare anche un po' di beneficenza, ma ritorniamo sul campo e a te la linea. Sì, devo dire che Pesaro aveva iniziato male, Milano decisamente bene, poi come chiedono i tifosi la Schiavolini sta giocando con cuore, ci sono gli errori, ne abbiamo visti anche di troppi, ma alcuni giochi, fallo intanto su Amici in entrata, il fallo di Chiotti. O Ciotti come lo chiamano, sì, visto che l'americana, ma devo dire che è stato Amici a dare un po' di carica, un po' di scossa con quel recupero davvero incredibile. Anche la difesa di Clemente, ma anche Hamilton ha fatto alcune piccole cose. Certo. Tutti insieme stanno cercando di costruire qualcosa di positivo. Quando il pubblico vede un impegno così, non può che sostenere la squadra, che servizio, dovrebbe sostenerla sempre in verità. Sicuramente sì. Poi, salvo poi fischiare, contestare alla fine, ma per carità, speriamo che ci siano soltanto applausi per i biancorossi, mentre Amici mette a segno il quarto punto e Pesaro è a meno 4, 25-21. Chiotti porta, io lo chiamo all'italiana, Chiotti gioca per Rok Stipcevic, sul quale sta difendendo Clemente. Clemente sta difendendo con grande aggressività. A sinistra ancora per Gentile, è un quintetto molto italiano nell'occasione ed è molto bravo Alessandro
Gentile a realizzare. Ricordo che qualche settimana fa un altro Gentile ha fatto assai male certo. alla Scavolini Banca Marche, Stefano con Caserta, palla persa da Cavaliero, è entrato in campo anche Gianluca Basile, lo applaudiamo per tutto quello che ha fatto per il basket, per il nostro piacere di vedere anche l'Italia trionfare a tutti i livelli. E parliamo anche di Barcellona, è stato a Barcellona dove tu in qualche modo hai un pezzo di cuore, no? Sì, sì, e difatti ho avuto l'occasione di vedere Gianluca in maglia Barcellona e maglia blaugrana ed è, pensa che, secondo più amato nella storia di tutti i tempi come giocatore straniero. Palla persa, palla recuperata, poi persa, ma infrazione di passi. Sto dicendo che soltanto Odi Norris nella storia del Barça ha avuto, è più amato di Gianluca Basile. Questo gli dimostra che spessore ha sia umano che tecnico. Intanto abbiamo visto un'espressione di Scariolo che ha i suoi problemini da risolvere, nel senso che la Scavolini è lì a un passo, ha recuperato palla, Mac gioca su Clemente, Clemente chiama lo schema, è entrato in campo anche Silver, Brian Silver, poi c'è il fallo di Gentile su uno scattante Amici. È molto aggressiva anche in attacco la VL. E ancora una conferma di quelle che sono le statistiche del campionato. Milano non prende mai tiri liberi, ne prende pochissimi perché gioca soprattutto da fuori, mentre la Scavolini è un eccellente 7 su 8. E la rimessa è per i pesaresi, è proprio Clemente che va a rimettere il pallone fra le mani di Brian. Brian ancora per Clemente, si chiude naturalmente Milano, un buon pallone per Brian che lo controlla con un po' di difficoltà. Brian ancora, ecco l'errore. Troppi errori in una partita sì. difficilissima, non bisogna perdere. Proprio regalare niente a chi non ha bisogno di regali, certamente, anche se in questo periodo Milano non butta via niente, non butterebbe via niente, sicuramente sì. Ancora Chiotti, Stiptevic, poi Gentile, attenzione le partenze di Gentile, eccolo là, canestro e tiro libero. Beh, Gentile è un torello, quando parte difficilmente lo sì, fermi. Però anche un gran controllo del sì. corpo, proprio come credo che questo qui sia nella genetica, perché anche Nando aveva questo controllo incredibile quando si proiettava a canestro. Abbiamo visto anche qualche giocatrice di, certo, di volley. Vincenti, Elisa Manzano, ieri che ieri purtroppo non ha giocato, ma sì. era nel gruppo che ha vinto a Bologna, e a Bologna quando si vince è sempre un piacere. Bene, certamente sì. Allora tornano in campo Flamini e Barbour per Amici e Brian Silver. Brian Silver ancora in campo. È uscito probabilmente Cavaliere, se non sbaglio. Sì. E Clemente che gira molto palla, tiene molto palla per Barbour che va a scaricare fuori ancora per Clemente. Clemente non ha tiro, chiama il blocco. Chiama il gioco e va ad alzare il tiro, un canestro impossibile, lui che tira veramente male in campionato. Denis Clemente realizza un bel canestro, Denis che viaggiava 2 su 15 al tiro, quindi con una percentuale assolutamente mediocre, certo, ma ha realizzato un bel canestro. Sì, fallo Clemente intanto. Un canestro, ecco Massimo, Marco, visto che tu hai citato il Barcellona, un canestro alla Navarro. Sì, è vero, verissimo. Sono canestri proprio col contagiri di precisione. Ancora Gentile, stoppata su Gentile di Brian. Poi il fallo di Melli su il tentativo di fuga di Mac. La Scavolini a 7 punti di distacco. 23 a 30, sì, a 7 e 30 dalla conclusione del primo tempo. Scariolo si arrabbia con chi non so, c'è un fallo tecnico, non ho capito a chi è stato attribuito questo fallo. Fallo tecnico a Gentile che sta, eccolo qua, fallo sì. tecnico a Gentile che sta ancora borbottando. Bagliamec, non bisogna buttare via nulla assolutamente, questi punti bisogna farli. Eh sì, Mac che viaggia con il 77,3%, mette il secondo, 17 su 22, ne aveva sbagliati soltanto 5, arriva il sesto errore, però Pesaro è a meno 6 a palla in mano, quindi
a un potenziale attacco per il meno 3. E la rimessa da centrocampo di Mac proprio per Clemente. Clemente deve saltare Stiptevic. Da Clemente la palla arriva a Barbour, marcatissimo Barbour. Ancora Barbour. Sì, i giochi non si sviluppano nel migliore dei modi. Palla per Flamini, ancora per Mac che va in un eccellente tiro da tre punti, lo avevamo quasi chiamato. Grande canestro di Mac, ha fatto un bellissimo tiro, quasi recuperata palla da Pesaro, purtroppo con un fallo di Flamini. Intervento di Paternico, è stato veramente bravo Mac perché ha allungato il piede, poi ha fatto il passo indietro. Ma io avevo un dubbio, però mi sembrava che il piede sfiorasse la riga. Siamo qui a due passi. Il piede che lui aveva mandato in avanti sì, ma poi l'ha riportato indietro e credo che il tiro sia adesso no, c'è no, questo è il fallo, fallo di Flamini, quindi riproponiamo questo attacco raccontando che Omar Cook gioca per Gentile, a sinistra per Basile, Basile che scarica per Chiotti che subisce fallo e guadagna due tiri liberi a 6:47 dalla conclusione del primo tempo. Comunque partita tutta da giocare. Pesaro che stava viaggiando nei primi minuti ad una cifra pazzesca per quanto riguarda la proiezione dei punti subiti oltre i 32-33 e adesso invece ha concesso a Milano soltanto 30 punti in 13 minuti e 13 secondi. Ecco Luciano, c'è da dire una cosa che mi pare di una certa importanza. Scariolo ha praticamente messo a sedere Fozzis e Borussis. Sì, ma sono, sai, è vero che hanno due falli. 1-3, hanno entrambi due falli, quindi sì. Insomma la partita è lunga. Credo che il clima per i due greci non sia favorevole per quanto riguarda le chiamate, quindi sbaglia Chiotti il primo tiro libero. Altro tentativo per lui, Chiotti che fece una gran bella figura l'anno scorso, sbaglia anche il secondo, sì. In Piemonte, no? Giocava a Casale. A Casale. Clemente. E un altro dei giocatori trovati da quello scopritore di talenti che si chiama Marco Cresti. Certo. Ancora Mac va dentro, c'è l'auto, forse l'autocanestro di Melli. Beh, comunque il canestro è di Mac e Pesaro è a meno uno. Dopo essere andato sotto pesantemente all'inizio, Pesaro è in partita ed è veramente un eccellente momento, ma guardate che invenzione di Gentile. Clemente con la palla in mano. Scavolini in gas polvere, devo dire, hanno reagito davvero bene i ragazzi di Markovski dopo una partenza a dir poco bruttissima. Fallo su Barbour. I falli si devono fischiare, amico Calbucci. Gianluca Calbucci. Però intanto ha recuperato palla Pesaro, si proietta in attacco. Barbour da solo, controlla il gioco, fuori per Mac, no, tiene ancora palla Barbour, chiama a sé e gli concede il pallone Clemente che gioca poi ancora a destra per Barbour, sempre Basile che sì, sempre Basile lo sta controllando con grande decisione, palla fuori e poi da tre, Clemente sul ferro, il rimbalzo è toccato da Flamini ma la palla lo beffa perché va per Cook, da questi a Gentile scarica. Un passaggio che non riesce, ma ci sono tiri liberi per lui perché c'è un fallo, credo, a Clemente. Sì, è Clemente che ha cercato, vediamo un po' nel replay, ma non lo so se il fallo di Clemente è così onestamente netto. Mi sembrava che ci fosse fallo su Barbour nell'azione precedente, eh sì. però due tiri liberi per Stefano Gentile, sbaglia il primo. Intanto mancano 5 minuti e 15 secondi alla fine del primo tempo, un primo tempo che tutto sommato sta facendo divertire i presenti. Va al secondo per Gentile, ora i punti di vantaggio per Milano sono 4. Milano ha due giocatori a quota 10 in doppia cifra, Gentile e Borussis, ritorna Hamilton. Ritorna anche Hamilton per Clemente, ritorna Erston per Basile. Un riepilogo dei quintetti, allora Marco con Hamilton, Barbour, Mac, Flamini e Brian.
dall'altra parte Ayrton, Fozzis, Chiotti, Cook e Gentile. Barbour in palleggio, Barbour è chiuso e adesso è Fozzis che gli oscura il canestro, ma Barbour va a fare tutto da solo, non esita, da tre a segno. Grande, questo è un grande canestro di Barbour. Quando c'è in sedia di cambio Crosariol, perde palla Milano, ma forse l'ultimo a toccare un pesarese. E time out di Scariolo. Time out di Scariolo. Costretto Scariolo a chiamare time out. Sain, Paternico e Colbucci chiamano in campo le squadre che si attardano entrambe per ricevere i suggerimenti dei loro coach, ma eccole che entrano. Vediamo Fozzis, poi per Milano c'è in campo anche Chiotti, Ayrton, Cook, mi manca il quinto, Luciano, si tratta di Gentile. Gentile, Milano che è in attacco con un punto di vantaggio, 33 a 32. Ayrton in possesso di palla, quindi Fozzis. Zona, Sì, c'è la zona. Gentile ancora, perde palla Gentile, ma la recupera in qualche modo Fozzis. Poi Cook taglia sotto, va a sbagliare e recupera un pallone fortunato. Chiotti. Sì, proprio una carambola che va a finire nelle mani sbagliate per quanto riguarda Pesaro. Vorrei sottolineare un aspetto, Marco, per la prima volta dopo tanto tempo si è sentito un applauso molto convinto ed grande Hamilton intanto ad attaccare questo canestro, convinto tutto il pubblico in piedi a battere le mani per questa altra squadra. Palla era meglio, quasi palla recuperata, era meglio che non la toccava Barbour, sarebbe andata lunga e sarebbe stata biancorossa, o meglio pesarese. Però invece, per sottolineare che il pubblico chiede alla squadra l'impegno, dedizione, dare tutto. Poi questa è la dimostrazione, sono più bravi, Luciano, pazienza. È la dimostrazione, Luciano, che Pesaro è un pubblico sicuramente maturo e quando vede i, tra parentesi, lavativi in campo si arrabbia, giustamente. Gentile intanto, chiama palla Cook, la riceve, ancora Gentile, fuori per Fozzis, c'ha il tiro da tre, Fozzis ma sbaglia, il rimbalzo è di Mac, palla del vantaggio, pensate voi, per i pesaresi, Cook, Barbour guarda in campo se può trovare un compagno libero, ma poi decide di mettere la tripla. Pesaro è avanti, per la prima volta in questa partita, 37 a 35, 3:40 da giocare in questo incontro. Primo vantaggio interno. Mentre Scariolo scambia qualche parola con Langford che è a sedere davanti alla propria panchina. Attacco milanese con Ayrton, fuori ancora la tripla che non va. Rimbalzo pesarese, contropiede di Mac. Mac realizza il più 4, 39-35, applausi. Time out. E c'è naturalmente la standing ovation e ce la meritano sti ragazzi. Non è detto, la partita è lunghissima, ma c'è il time out lì nella regia. Vogliamo tutti bene a Sergio, ma dalla prossima settimana.
Siamo ancora qua, Adriatica Arena, Luciano Murgia, Marco Bedinotti per TVRS, 39-35, un punteggio che magari nessuno si aspettava, però è così. Dopo l'inizio, difficilissimo, certo. Era stato il peggiore dei modi per approcciare questo incontro, ma la reazione è stata davvero veemente. Da Langford, squadra che merita questi applausi. Certamente sì. E adesso è ancora Hamilton che chiude Cook, Cook che ha difficoltà ma gioca poi per Fozzis, da questi ancora fuori al numero 10. Fallo di Hamilton, ma è stato Cook a chiamare il fallo agli arbitri. Si discute con Paternico. Ma se Paternico non fa le paternali, che cosa sta sì, a fare? Sì, infatti non serve a nulla. Fallo di Hamilton. Due tiri liberi per Omar Cook. Vediamo il risultato di questa azione da fermo. Cook che quando va in lunetta ha un... Infatti sbaglia. 13 su 21, 61,9%. Milano è davvero indecente dalla lunetta, nel senso che conquista pochi tiri, anche se poi viaggia intorno al 79%. Sbagliano entrambi i liberi. I milanesi ma recuperano anche il rimbalzo, quindi vanificata l'azione negativa di Omar Cook dalla lunetta, che adesso è ancora controllato Hamilton, ancora Cook va a fare tutto da solo, scarica poi a destra per Langford, su Langford Cavaliero, Langford fa fare tutto da solo, va in entrata, Silver lo chiude ma la Cook. Palla va nelle mani di Cook che sbaglia il rimbalzo e di Mac. Milano deve stare attento, qualche sassolino negli ingranaggi, eh? Sì, e qualche dubbio nella mente dei giocatori di Scariolo. Sì, e la faccia stravolta del coach milanese che sta assistendo sicuramente ad uno spettacolo al quale da tre non ancora Milan Pesaro non va il rimbalzo a qualche maniera sfila dalle mani di Langford, di perde palla Langford, ma poi perde palla Langford. Grazie questa, ad Hamilton. Questa è una delle fotografie della stagione di Milano. Sì, palle intanto perse Del gratuitamente. Moro, il presidente Del Moro che sta in piedi, non si sa bene che cosa faccia. La rimessa di Cavaliero per Mac si libera Flamini, ma poi Cavaliero gestisce palla ancora. Cavaliero, difficoltà di passaggio, la palla ancora per Cavaliero. Bisogna tirare. Mac non va, non controlla in rimbalzo Brian, che ce l'aveva praticamente in mano. Cook, sbaglia Cook. È un disastro Cook questa sera. Hamilton per Cavaliero. Ancora un minuto e mezzo per chiudere questo primo tempo, non va, sarebbe stato un canestro da 6, non da 3, dal punto di vista psicologico. Ancora Cook, Fozzis, Cook con la palla in mano per Airston. Grande difesa di Flamini su Airston, in qualche maniera però Melli in panchina, Chiotti. Realizza e subisce anche fallo. Crosariol in sedia di cambio per Brian. Milano di nuovo a due punti, 39-37, col tiro si Pesaro ha fallito aggiuntivo. Alcune occasioni per aumentare il vantaggio, ma del resto potrebbe, anche Milano ha fallito tiri, certo, per accorciare. Certo. Potrebbe portarsi a meno uno ed in lunetta vedete Chiotti. Intanto Siena è andata via dopo un inizio equilibrato dal 32-28 al 41-28, parziale di 9-0 per Hackett e i suoi compagni di squadra. Fallo, non si fischia nulla, canestro e fallo di Hamilton, che aveva certamente, ci aveva subito un fallo, sì, a centrocampo. Ma diciamo che è un arbitraggio un po' all'inglese questo, eh? Nel basket non, non la esiste, lo so, però. Lo so, però che mi sta quasi emozionando, Hamilton. Sì. Perché o sta dico, per andar via. È già sicuro di andar via e... ed è a quota 8 e ha un tiro libero aggiuntivo. È forse la migliore partita di Hamilton, che va ancora a segno, 9 punti per lui. Pesaro è di nuovo a più 4, 42-38.
Palla Cook, sempre Hamilton su di lui. È migliorato molto Hamilton in difesa. Ecco ancora Cook, va nel traffico, scarica ma sbaglia. La deviazione purtroppo è pesaese, quindi ancora 10 secondi a disposizione dell'EA 7 Milano per chiudere questa azione d'attacco. La rimessa di Cook per Ayrton, quindi ancora vediamo Langford. Langford mette la palla a terra, poi scarica per Cook. Cook marcato da Flamini, palla persa, recuperata da Amici che nel frattempo è rientrato in campo. Hamilton ancora Reggi col pallone in mano, 31 secondi alla fine. Hamilton sbaglia, Hamilton questa volta, il rimbalzo è di Ayrton. Cook, Fozzisca non tira, ancora Cook, gioco un po' farraginoso quello di Milano, girava molto meglio nei primi minuti quando la Scavolini probabilmente era talmente, come dire, concentrata che non riusciva a trovare niente di buono. C'è libero Hamilton che chiama palla, eccola qua, e va a realizzare Hamilton in doppia cifra, 11 punti per lui, 4-4-3-8, linea la regia. Almeno fino a questo momento di una partita direi quasi incredibile, con una Scavolini Pesaro nettamente in difficoltà nel primo quarto, poi è rinata come l'Araba Fenice dalle sue ceneri e conduce di 6, 44-38. Chiaramente la partita è lunghissima, Luciano lo sa meglio di me, anche voi vi rendete conto che nel basket non c'è mai nulla di scontato. Palla recuperata da Crosariol, ma si era già partito Amici. Ayrton la stoppata, ancora un recupero di Milano. Langford, palla fuori per Cook, ancora 18 secondi a disposizione di Milano. Vediamo Langford, Borussis, Cook, Fozzis e Ayrton in campo per Milano, mentre fallo di Hamilton. Sì, mentre Hamilton, il Mac, Amici, Barbour e Crosariol per la Scavolini. Fallo di Hamilton dovrebbe essere il terzo, se non sbaglio. Esatto, il terzo fallo. Purtroppo Pesaro ha buttato via due occasioni perché aveva già recuperato palla e si è distratta e purtroppo Milano ne ha approfittato con Fozzis che sbaglia prima e poi recupera ancora e realizza 44-40. Tra l'altro Milano viaggia meglio in trasferta che in casa. In trasferta ha vinto 3 volte, perse 2, in casa ha vinto 2 volte e perso 3. Fallo di Ayrton forse. Sì. 44-40, 9 minuti da giocare nel terzo parziale. Attacca Pesaro in maglia bianca, in campo Hamilton, Barbour, Amici, Mac e Crosariol. Hamilton ancora per Mac, su Mac Fozzis. Mac non ha l'uno contro uno e infatti gioca male, palla persa da Mac, recuperata da Ayrton, canestro, meno 2, Milano parziale di 4-0. Ecco le cose che i biancorossi non devono fare, i biancorossi di Pesaro, che questa sera giocano appunto in bianco mentre Milano in rosso. Infatti queste sono piccole amnesie che possono, ecco, anche ancora un errore, ancora una palla recuperata e ancora un canestro di Milano. C'è stato bravissimo questa volta Mac a stoppare, poi Barbour va a realizzare. Grande azione, grande, incredibile, sì, giocata di Mac, che ogni tanto sorprende, ha dei buoni numeri, qualche volta di più, qualche volta di meno. Poco fa ha perso una palla clamorosa e poi è stato protagonista di un'azione difensiva altrettanto clamorosa. Crosariol e Borussis, fallo di Crosariol, dice Calbucci. Ma anche questo è da vedere, non so se avremo. Eccola, intanto l'azione di
Mac che va a servire Barbour, Barbour realizza. Flamini in campo con Hamilton, Barbour, Mac e Crosariol, è uscito Amici. La rimessa di Cook che cerca un passaggio assolutamente impossibile, neanche lo stealth, l'aereo invisibile, sarebbe riuscito a passare fra le braccia dei pesaresi, ma da tre va Barbour, scusate, Airstone che sbaglia, il rimbalzo è pesarese con Hamilton già nella metà campo avversaria, il passaggio dentro per Mac, Mac esce fuori, infrazione di passi. Passi di Mac e non è convintissimo Markowski. Beh, rivista mi è sembrata sì, anche se ho avuto la sensazione che Sain volesse prima fischiare un fallo. Sì, però ha, dato, effetti, ha fatto fischiare invece a Paternico. C'erano le mani addosso infatti su Mac. Comunque Cook, da Cook a Fozzis che rischia di perdere palla, ancora Cook, va alla tripla Cook e la mette e riporta a meno uno Milano. Milano ha iniziato meglio sì, questo secondo tempo, era sotto di 6, ne ha recuperati 5, ne ha recuperati 5, sì. Hamilton, la chiusura di Fozzis, ancora Hamilton in palleggio, vede il taglio di Barbour e lo serve, costretto a mettere la palla a terra Barbour, poi Mac al tiro della media, Mac, ancora un canestro per il numero 15 pesarese, 12 punti per lui, 14 punti per Barbour e 11 punti per Hamilton. Ma hai visto il palleggio di Langford? Quasi palla gettata via col piede, fallo ancora di Crosariol. Ma un po' troppo fiscali secondo me. È il secondo fallo di Andrea Crosariol. Pesaro ha 3 giocatori in doppia cifra, Milano 2. Milano ha una panchina lunghissima, i falli possono incidere, speriamo di no. Cook, ancora Cook, sembra zona, Airstone, da 3, Airstone mette la tripla ed è parità, parità parziale di 8-2. Va bene, 8-2, no, quindi 6. Sì, no, 10, no, no, 10-4. Ah, 10-4. Crosariol, Flamini, ancora Mac. 5 secondi per chiudere questo attacco. Mac, da Mac, 3, Mac veramente. Da 2, aveva la palla, aveva il piede, sì, sulla riga, ma è un canestro comunque molto, molto. Credo che si, secondo importante. Lui eravamo presenti alla conferenza stampa di Markowski che aveva praticamente confermato il taglio di Hamilton, intanto da 3 sbaglia il rimbalzo di Mac. Fallo fischiato a Mac da Sain e credo proprio che il fallo sia stato invertito a questo punto. Rimessa di Cook. E quindi stavamo dicendo che Markowski aveva detto caspita che stoppata di Crosariol su Borossis che va a sbagliare, il rimbalzo è pesarese con Barbour, si scatta in attacco, Barbour tiene palla, ancora fuori per Mac, Mac che va a fare tutto da solo, poi gioca benissimo per Crosariol che sbaglia ma c'è il fallo. Grande attacco della Scavolini Banca Marche. Finiamo il discorso, Markowski aveva detto tagliamo Hamilton e Mac. In verità credo che nelle ultime ore si è cambiato qualcosa. 48 ore si è cambiato qualcosa perché pare, raccontano anche i nostri colleghi Mirko Facenda del Corriere Adriatico, Camilla Cataldo del Messaggero, Elisabetta Ferri del Resto del Carlino, che c'è questa ipotesi di cambiare un solo giocatore e tenere Mac. Che 2-2 intanto per Crosariol. Non so se hai interrotto Luciano, se avevi qualcosa no, da aggiungere. No, tutto qua, che appunto potrebbe rimanere a Pesaro Mac. Ho capito. Anche se ha qualche richiesta dall'estero. Anzi, addirittura dalla Corea hanno scritto i nostri colleghi. Fozzis si palleggia sui piedi. Non è da campione della sua portata. Ha giocato NBA, ha giocato al Panathinaikos, ha giocato in Spagna, ha giocato al CSKA, ha vinto Coppe dei Campioni, ha vinto tutto, ma si è palleggiato sul piede. Non sta giocando a Milano, cioè non sta giocando bene, voglio dire.
ancora Hamilton, vediamo Hamilton, voleva tagliare sotto ma è stato chiuso da Cook, ancora Regi, 7 secondi, vuole il canestro, Regi lo sbaglia, però c'è Flamini che recupera la palla. Però reattiva la Scavolini, quindi è sì. Un rimbalzo offensivo. Ora ci sono 20 secondi, adesso sono 13 a disposizione di Pesaro, Barbour, è chiuso Barbour, fuori per Hamilton, Hamilton ancora al tiro, sbaglia e la palla viene deviata sul fondo da Langford. Da Langford, probabilmente c'era, vediamo un po' anche la mano di, no è Langford, no, nettamente, decisamente Langford. Altri 24 secondi in attacco per la squadra di Zare Markowski. Ora Barbour sbaglia per un niente, era appena un po' lungo il tiro, secondo Ferro gliel'ha respinto, un tiro in ritmo comunque, sì. Milano con Cook, da questi a Hairston sul quale difende, prova a difendere Barbour, stoppato Hairston da Crosariol che va a raddoppiare con grande tempismo e ancor più determinazione. Luciano, io vedo delle facce giuste. Tutti in piedi per la VL, infatti. E sono facce giuste queste. Ed è quello che vuole vedere il pubblico. L'abbiamo detto, ancora la palla recuperata da Pesaro. In attacco Crosariol. Intanto ha preso una gran botta. Assegno! Barbour, credo, eravamo coperti completamente, ma attenzione, si è fatto male Crosariol. Ha preso una botta sullo stomaco. Difatti non dovrebbe aver, vedi, si lamenta proprio mettendo la mano sul plesso solare. Dottor Piero Benelli, che questa sera è stato premiato al Teatro della Fortuna di Fano, dove la Regione Marche ha premiato tutte le eccellenze, lui è medico della nazionale di volley, chissà medaglia se di bronzo, rivedere il replay. È intervenuto subito, speriamo che ci possa essere il replay per capire che cosa è successo, che cosa è accaduto poco fa ad Andrea Crosariol, che si lamenta. Secondo me ha preso una gran botta sul plesso solare, una gomitata forse, non so bene che cosa, però sta rialzando, non ha niente, e devo dire che vedi, sì hai visto benissimo Marco, perché Andrea Crosariol ritorna a sedere in panchina, qualche sbuffa, sì, qualche in debito, ecco, vediamo, eccoli la botta, mi pare, sì. La botta di assolutamente involontaria la parte, sì, di Borussia si era girato, assolutamente involontaria. Andrea Crosariol assistito dal dottor Piero Benelli. Nel frattempo c'è il time out, ci fermiamo un attimo. Fotsis Hairston, poi vediamo Borussis, Cook e Langford in campo per Milano, mentre vediamo Flamini, Mac, Barbour e ovviamente Brian insieme a Hamilton per Pesaro. Fotsis non tira, ritrova Cook, Cook alla tripla sbaglia, il rimbalzo è però, ma era già in mano i pesaresi, poi ha messo una mano Hamilton allungando la traiettoria, la tripla questa volta che non va, ora Hamilton prende il rimbalzo e vediamo Scariolo, davvero devo dire abbattuto nel fallo di Malik Hairston, no, di Omar Cook, Marco, di Omar Cook, scusate, ancora un cambio più a Milano, passano i secondi, più vanno avanti queste azioni, più Milano continua a giocare così male, più si insinuano ulteriori dubbi e aumentano di nuovo le Clemente incertezze. Intanto per Hamilton applauditissimo, forse certo. Sono gli unici applausi di tutta la stagione questa sera per Hamilton. Bene la rimessa in gioco di Clemente per Brian. Beh, sarebbe bellissimo se è arrivato con un sorriso, se ne andasse con un altro altrettanto sorriso. Bel sorriso, certo. Hamilton Barbour, scusate, Clemente Barbour, ancora Barbour. Barbour, un secondo al tiro. Fallo. Stava per perdere palla la Scavolini, Banca Marche.
è il terzo fallo per Malik Kirsten, il quarto di squadra. Vuol dire che dal prossimo fallo commesso da Milano la Scavolini andrà in lunetta. Eccolo qua, Flamini taglia e riceve Barbour, 2 secondi, tirare non va, ma sarebbe stato buono il tiro. È tornato anche Gentile, anche Stipsevic, Melli, tutti quanti, Erston e Burussis. Melli mette la palla a terra, esce Burussis, passi di Burussis, si è girato, ha perso l'equilibrio. Scariolo va addirittura in campo. Riepilogo quindi dei quintetti, abbiamo detto poco fa quello di Milano, per Pesaro abbiamo Clemente, Flamini, Mac, Brian, Flamini, Barbour, appunto Mac e Brian. Intanto non so se hai notato la difesa aggressivissima di Stepcevic su Clemente, Barbour. 9 secondi, 8. Rimane troppo con la palla in mano, sì, Pesaro. Un po' il suo difetto. Però adesso è chiuso da Melli, potrebbe saltarlo, lo salta, sbaglia non purtroppo. Va. Un po' di sfortuna questa volta. Comunque i punti di vantaggio sono 6. Melli. 5-4, 4-8. Ancora Stipcevic. Fallo fischiato da Sahin. A Denis Clemente, sì. A Denis Clemente. E sono tiri liberi forse? Non lo so, sì. Penso proprio di sì. Sì. E Stipcevic, vi dico subito come si presenta in lunetta. Rok Stipcevic a 11 su 14 ai tiri liberi, 78,6%. Realizza il primo, 12 su 15 per lui. Siamo all'80%. Ancora Stipcevic. Realizza 2 su 2 Stipcevic. Ancora inquadrato Livio Prori, presidente di Milano. Mi è sembrato ancora perplesso, ma di solito è molto difficile da leggere da inquadrare. Il suo sguardo è molto molto freddo, del resto un grande manager come lui è abituato a nascondere e trattenere le emozioni. Barbour per Brian, ancora Barbour. Deve tirare, tira infatti e realizza proprio allo scadere, ma è ancora un attacco quasi a fin di sirena, questa volta concretizzato. È un po' il difetto di Barbour, quello di tenere troppo la palla, non è perché magari è egoista, ma non trova gli sbocchi, li cerca, non so bene cosa fa. Fallo di Brian. Sì. Brian si lamenta, ha subito un colpo, non vorrei che Borussia si fosse innervosito e comincia a andare via. Che aveva iniziato in maniera incredibile, ricorderai Marco, 10 punti con 2 triple dopo pochi minuti e adesso è fermo ancora a 10 punti. Non vorrei avergli portato sfortuna dicendo che aveva già raggiunto in pochi minuti quello che era il suo bottino vero. Medio abituale in questa stagione. Ai liberi Milano. Realizza. Burussis, altro tentativo per il greco, cioè uno dei due greci della Ioannis Burussis, è un gran tiratore di liberi a 29 su 33, difatti passa a 31 su 35 e si avvicina al 90%, per un lungo è davvero notevole questa percentuale dalla linea dei liberi. Mac per Barbour ancora. Ora da 3 Barbour, va lungo, rimbalzo dei pesaresi, ma poi lo perdono in qualche modo, contropiede. No, Maria! Grande stoppata di Barbour, incredibile, davvero bella. Tutti in piedi per questa stoppata, tutti in piedi da standing ovation. Luciano, abbiamo Barbour. Visto poche volte una stoppata così nella nostra storia. Barbour è questo. Nel bene e nel male, ma davvero una cosa... Anche la panchina è impazzita perché questa è stata un'azione davvero incredibile. Lo ha proprio mirato. Sì. Erston andava tranquillo a concludere e guarda che cosa gli si è trovato. Una fallo, cartolina fallo firmata su, Barbour. Fallo su Clemente di Stipcevic. Quindi 2 tiri liberi per Clemente.
non si può cambiare in questo momento. Sì, sì, è uscito, ah, uscito Cavaliero, Cavaliero è andato Flamini, sì, aumenta il potenziale ai rimbalzi, prova ad aumentare, certo, il potenziale, certo, ai rimbalzi. Coach Marcoschi che sta gestendo con grande decisione, con molte scelte, questa partita, e del resto lo aveva detto giovedì, dobbiamo intanto sperare che loro non facciano il meglio, noi fare il massimo e poi sperare, esatto, nel cielo. Clemente per sbaglia lui, purtroppo il tiro libero e totale. Non è un gran tiratore. No. Mette però il secondo. Ti dico subito che si era presentato con 4 su 8, difatti 5 su 10, mantiene la sua media, 50% per una guardia è davvero poco. Poco, poco, pochissimo. Attacco Basile. Di Basile per Borussis. La lotta di Borussis con Brian. Fuori ancora per Stiptedic. Melli. Gentile che va col gomito, ma gli arbitri non vedono. Al tiro sbaglia, Melli arriva come un falco da dietro e recupera il rimbalzo. Stiptevic, ora mancano 20 secondi. Sì, Milano ha praticamente 17 per chiudere questo attacco, c'è una discordanza di proprio di centesimi, sì, di un paio di secondi. Sì. Stiptevic spinge, rischia, poi Borussi spinge il tiro dalla distanza, ci va, infatti sbaglia. E termina il terzo periodo con la Scavolini in attacco. Peccato, perché c'è stato, secondo me, è stato il problema della sirena che ha confuso Barbour. Probabilmente sì, probabilmente. Perché sì, lui forse pensava che fosse già finita, invece era scaduto il tempo d'attacco. Perché onestamente è andato, sì, con troppa. Lui non pensava alla sirena dei 24, sì, ma sì, pensava alla sirena della fine del tempo. Comunque, il primo, o meglio, il terzo quarto si chiude con la Scavolini avanti di 5, 57-52, ora 10 minuti determinanti per decidere chi vincerà questa gara. Linea alla regia. Su questa immagine di Markowski che cerca di catechizzare i suoi, torniamo, o meglio le squadre tornano in campo. Intanto vi annuncio che all'Adriatic Arena sono presenti 3.886 spettatori, l'incasso 28.743 euro e quindi la rimessa è pesarese, vale a dire con Cavaliero che mette in campo il pallone per Clemente. C'è la difesa davvero cattiva di Stiptevic, ma gli arbitri o non se ne accorgono, non vogliono accorgersene. Il fallo su Barbour di Chiotti. Terzo fallo per Chiotti e naturalmente primo fallo di squadra per Milano in questo quarto quarto, un quarto quarto che è decisivo per le sorti di questa gara, una gara giustamente temutissima dai pesaresi, ma una gara che i pesaresi finora hanno giocato più che gagliardamente, anzi con tanto cuore, con tanta voglia, devo dire anche con giocate di classe, perché no, basta ricordare la stoppata di Barbour per, no, voglio dire solo quella vale il prezzo del biglietto. Sì,
fallo intanto di Basile, ma anche la stoppata per esempio di Crosariolo era stata davvero un grande gesto. Ci sono state buone cose soprattutto da parte pesarese, perché di Milano, a parte i primi minuti quando tutto girava bene, non ricordo quelle cose che tu dici meritano da sole il prezzo del biglietto. Pienamente d'accordo con te, Luciano. Il secondo fallo di squadra di Milano, 2-0 i falli per il momento. È importante anche questo, fondamentale, per questo che lo ricordo. Ancora Cavaliero per Clemente che non s'azzarda a tirare da tre. Barbour non poteva fare altro, il tempo stava scadendo. E vediamo un po' il fallo fischiato forse a non ho capito bene il fallo tecnico a Barbour. Ha protestato forse perché sì, diceva di aver subito fallo. Dalla nostra postazione, anche osservando le immagini, e siamo lontanissimi poi, anche con le immagini che sono vicinissime, non c'era sembrato onestamente. Tanto esce Barbour, ma questo è il fallo assurdo, tre falli per Barbour a 18 punti, migliore realizzatore della partita, e va a gettare via il latte dal secchio, come raccontava il professor Nikolic, con un colpo di coda. Certo. La mucca nell'occasione bosniaca, nelle vesti della maglia numero 8 di Antoine Barbour. Stipcevic realizza entrambi i liberi, vi avevo due già su anticipato due, meno 3 Milano e poi Rok Stipcevic è un tiratore da 80% circa. E adesso Milano ha la palla per provare addirittura a pareggiare. Gentile, Melli, Stipcevic, Chiotti sta giocando praticamente con il secondo quintetto, Sergio Scariolo. Stipcevic realizza infatti e pareggia. Sta ottenendo più in questo momento dalla panchina che dai titolari. 57 pari, infatti, cosa 5-0 di 5 punti regalati da Antoine Barbour. Davvero incredibile il comportamento del giocatore numero 8. Fallo su Crosariol, andava, vediamo se alla conclusione. Gentile è il terzo di squadra. Fallo tecnico ancora Gentile. Questa è il secondo fallo tecnico, espulsione, è fuori. Gentile ha preso il secondo fallo tecnico e quindi ed è fuori. Dovrebbe uscire, certo. Vediamo un po' cosa decide Sahin. Realizza intanto il primo libero. Vediamo intanto l'arbitro, anzi gli arbitri, Sahin e Paternico, che vanno al tavolo. Probabilmente parleranno di questo. Anche Crosariol fa il gesto dell'espulsione. Vediamo quali saranno le decisioni degli arbitri, ma forse abbiamo visto male, non c'era il tecnico in precedenza per Gentile. Vediamo un po' le decisioni degli arbitri. Anche sono nello schermo è due su due. Era stato attribuito il fallo tecnico in precedenza, forse non era lui, a me era sembrato anche lui in precedenza. Comunque vabbè, la Scavolini adesso ha due punti di vantaggio e palla in mano. Vediamo se riesce a sfruttare con una tripla come ha fatto Milano. Si libera Cavaliero di Basile, riceve palla Cavaliero, fallo ancora di Milano e questa volta ci sono proprio i tiri liberi per Daniele Cavaliero. Cavaliero ancora in lunetta e Scavolini che potrebbe allungare un tantino. Ora Cavaliero deve essere freddo, non deve far tremare la sua mano, invece la sua mano trema. Eh no, perché Daniele dalla lunetta ha un 31, mi pare, su 39. Se partiva questa partita con 29 su 37, 74%. Due errori, due errori, ma ha recuperato palla e Scariolo è imbufalito nei confronti della sua squadra, dei cinque giocatori sul parquet
in questo momento. Daniele Cavaliero si libera di, prova a liberarsi di Melli, si libera infatti, va a sbagliare, il rimbalzo è di Chiotti per Basile, da questi a Stipcevic per Gentile, Gentile dentro, palla persa da Gentile, recuperata da Crosariol che tornava a chiudere. Mac, ora bisogna ragionare, calma ragazzi, calma, bisogna ragionare. Richiama Barbur intanto Markowski, Flamini, Flamini, Clemente, ancora Clemente, fuori per Mac, Mac va a sbagliare, Mac, rimbalzo di Basile, poi Gentile, ancora Stiptevic, sempre più due Pesaro, mancano 7 minuti e mezzo ancora, c'è più di una vita da giocare. E c'è il fallo di Clemente. Fallo di Clemente. Qui sono d'accordo relativamente con gli arbitri, perché Stiptevic ha maltrattato Clemente fino adesso sempre con una sì, difesa però il quarto fallo aggressivissima, e Clemente basta che allunga la manina glielo fischiano, così non va bene. Fuori Gentile, fuori anche Flamini. Naturalmente una partita lunghissima, ancora sì. 7 minuti 29 secondi, 59 a 57 per la Scavolini. Ancora Stiptevic, questa volta non va. Mac mette la palla a terra, la chiama il Cavaliero, ce la va a prendere. 13 secondi per chiudere l'azione. Cavaliero dentro per Crosariol, ma la per palla di è Chiotti nostra. In anticipo, sì, sì. Però Chiotti non ha controllato lo slancio, sì, è definito. Ci sono solo 6 secondi, soltanto 6 secondi per chiudere questo attacco da parte della squadra di Zare Markowski. Più che abbastanza, l'importante è giocarla bene. Vediamo un po'. Crosariol, sì, ma la palla che termina nelle mani di Crosariol a 10 metri. Deve tirare Hamilton, deve tirare il tiro lunghissimo di Mac, giocata male questa palla dai pesaresi. Sta giocando molto a controllare il cronometro, sì, sì. Non sappiamo se dipende da quello che sta accadendo in campo, se è una scelta proprio di coach Markowski. Allungato la difesa a Milano, c'è il fallo questa fallo volta di Stiptevic. Stiptevic, e ci sono anche tiri liberi per Hamilton, Stiptevic, ci sono anche tiri liberi per Hamilton, buono, che... senso buono del discorso, però è cattivello, uno di quelli che difende, picchia e finché gli va bene lo fa, che prima di questa partita aveva 14 su 19 ai tiri liberi Reggie Hamilton. Ma dovrebbe essere Hamilton abbastanza preciso dalla lunetta, infatti mette il primo anche dal Moro Guardiano. Il 12° punto, il primo del secondo tempo. Ed eccolo qua. 13 per lui, sì. Più 4 ancora, sono sempre pochi ma sono sempre meglio dalla parte di peso. È un peccato che mancano 6 minuti e mezzo ancora, sono tantissimi. Troppi, troppi, troppi. Stiptevic va a posizionarsi, Airston, ancora Stiptevic per Airston, Airston chiuso, tira Malik, sbaglia, rimbalzo di sì, ha toccato Melli da dietro e palla recuperata. Ora bisogna trasformare ancora Proli, bisogna trasformare questa palla in canestro, in punti. Da 1, da 2, da 3, perché no, anche da 6, l'importante è far canestro. Palla per Barbour, arresto per Mac, Mac fuori per Cavaliero, Cavaliero nelle sue corde, ma sbaglia, e il rimbalzo è di Hamilton. Hamilton fino dentro, palla recuperata in extremis, Barbour non va.
Ed ora Milano che recupera palla. Pesaro ha tirato più volte, non ha mai realizzato. Peccato perché poteva essere un più 7 addirittura. Sì, tre tiri e tre errori. Più 6 il massimo vantaggio. Milano gioca davvero, malissimo. Possiamo dirlo, male. Ritorna Cook per Stipevic. E sarà Cavaliero a rimettere in gioco la palla per la squadra di Zare Markowski. Mac, 5 minuti e una manciata di secondi alla fine della partita. Partita davvero incredibile, partita dalle grandi emozioni, partita che sarà ancora molto molto lunga. Barbour, ancora 4 secondi per Barbour, si arresta, si fa stoppare da Melli. Poi è Basile, fuori per Ariston che non tira. Cook. Sì, sale Chiotti a bloccare. E attenzione alle triple di Cook. Cook per Melli, Melli da 3. E Melli mette la tripla. Meno 1, 61 a 60. Meno 1 per Milano, più 1 per Pesaro. 4 certo. E 30 da giocare. Pesaro però deve assolutamente trovare qualche canestro. Fallo sul cavaliero di Basile. Tiri liberi. Fallo del Baso. Due liberi. Sta segnando dalla lunetta in quest'ultimo periodo e dalla lunetta è importante avere buone percentuali. Anche l'Eckford in campo per Milano. Pesaro a 13 su 17. 76%, Milano a 7 su 14. Esce Basile. Dopo tre quarti di gara. Basile che ha collezionato il terzo fallo, Cavaliero che realizza, Daniele Cavaliero. Cavaliero Luciano che in questo primo scorcio di campionato ha tirato sempre la carretta come un forcennato. Sbaglia il peccato, secondo. Peccato, 1 su 4 nelle ultime apparizioni in lunetta, ma Cook. Omar Cook per Melli, gira e riceve in angolo. Langford salta giocando per Cook da questi Amelli. 2 secondi per chiudere questo attacco, la palla quasi finita, l'attacco pesarese, l'attacco milanese, ma è finito l'attacco davvero perché è suonata la sirena, quindi non c'è rimbalzo prima ancora che partisse il tiro, perché sennò Milano aveva recuperato palla e non c'è continuità di gioco. 6-2, 6-0, si riparte con la squadra di Markowski in possesso di palla. Cavaliero davanti a sé, c'è Cook, ancora Cavaliero, ancora Barbour. C'era forse il fallo di Ariston, c'è il fallo sì, adesso di Chiotti, però purtroppo Markowski è sempre in piedi e anche una bella stazza ci porta via molto. Vediamo della molto vista poco. Sotto il canestro milanese, il canestro che sta attaccando la Scavolini, ancora in lunetta, liberi ancora per un Barbour, attacco si conclude e con Barbour, i tiri liberi. C'ha sto difetto che dalla lunetta Barbour ha un 17 su 30. Infatti prima di questa sbaglia. Partita soltanto il 56,7%, ed è incredibile come giocatori come lui, come Clemente, detto, guardie, sì. Cioè esterni, no, non abbiano tiro dalla linea. Lui fa dei canestri impossibili e da lì non ci prende, dai. Altro, questa volta ci prende, realizza e riporta Pesaro a più 3. Cook sbaglia Ariston. Grande difesa, ha obbligato Ariston a forzare il tiro. Protesta ancora giocatore milanese, Hamilton se ne va tutto da solo, sfortunatissimo. Stavolta è sfortunato. Davvero sfortunato, meritava la conclusione positiva. Langford in angolo, scarica ancora fuori per Cook. Su Cook c'è Hamilton che sta facendo un grande lavoro difensivo, ma ottiene un bel blocco di Chiotti. Rabbia Markowski e chiama subito il timeout. Pareggia la partita a 2:58 dalla conclusione. Cavaliero, attacco del vantaggio per Pesaro dopo essere stata raggiunta da Milano con la tripla. Barbour sulle
Barbour, Barbour per Kroos, Ariol e Cavaliero realizza, sì, palla col contagiri. Devo dire di che Kroos, Milano Ariol, soltanto una cosa importante, sta togliendo i tiri da sotto a Kroos, Ariol. 2 minuti e mezzo scarsi, l'attacco di Langford, fallo di Langford su Cavaliero, che stavolta Cavaliero ha fatto, vorrei rivederla, teatro, aspetta, teatro, vogliamo rivederla, no, la botta con la botta l'ha avuta, però è stato abile a prendersela. Si vede altro in campo, eh? Onestamente questa volta qualche dubbio sulla chiamata contro Milano. Beh, oddio, c'è qualche cosa, c'è sì, ma non c'è tutto, ecco. Sì, sì, è un po' la mia impressione anche qui. Cavaliero, Cook davanti a lui. Tanto difese, vedete, appiccicate. Ancora Cavaliero. Mac, arresto, tiro dalla media, realizza! Mac mette un pallone importante, più 4 Pesaro a 2, certo, minuti, anzi meno secondi di 2 minuti, siamo a 1.50 in questo istante. Cook per Melli, ancora per Cook, sul quale sta difendendo Hamilton, attenzione a Ayrton che fa il pendolo, va a attaccare tutto da solo. Grande conclusione di Lenkofor, forse c'era anche il fallo, ma c'è time out. E 37, si torna a giocare. Clemente, Cavaliero, Mac, Barbour e Kroos, Ariol in campo per la Scavolini, mentre Ayrton, Chiotti, Melli, Langford, Cook per Milano. Mac la palla in mano al numero 15, poi Cavaliero, palla a terra, Cavaliero in penetrazione, va fino in fondo, va a perdere palla, no, l'errore sfortunato Cavaliero in questo frangente. Ora palla della parità o addirittura del vantaggio per Milano. Cook, poi Langford fino in fondo, Langford realizza e c'è anche il fallo, ed è il secondo canestro che Ayrton Langford fa in quel modo, tutto bilenco, un tiro. Time out, Marco. C'è il time out, sì. Non è vero.
squadra. Si riprende a giocare, 1 minuto e 5 secondi alla conclusione di questa partita, e Langford ha la possibilità di riportare avanti dopo parecchio tempo la sua squadra. Dal vantaggio iniziale, quando c'è stato il sorpasso, è stato sempre Pesaro a gestire il risultato e il gioco, ma Langford con questa sua azione, conclusione splendida di Mancino, ha obbligato Crosariola a commettere fallo, fischiato dagli arbitri, quindi tiro libero aggiuntivo dal 67 pari, Langford va all'esecuzione e realizza, più uno per Milano. La Scavolini ha avuto anche quattro lunghezze di margine poco fa, ma adesso è sotto di un punto. E adesso la palla scotta nelle mani di Clemente. Fallo di Cook su Cavaliero, ma Daniele viene da una striscia difficilissima dalla linea. Purtroppo non siamo in grado di offrirvi le statistiche perché il servizio di Lega Basket ci ha tradito, la diretta non funziona. Con le statistiche e non funziona, va. Purtroppo e non funziona ancora, purtroppo. Cavaliero. 1 su 5 mi pare nelle ultime apparizioni in lunetta. Rimane la palla della parità per Daniele, che devo dire sarà anche un po' stanco, per carità. Ma... ancora un tiro libero per Daniele Cavaliero, realizza parità. Parità. Ora l'attacco di Milano con 53 secondi sul cronometro. Cook. Milano ha la possibilità, se gioca bene questi attacchi, di avere due possibilità, due opportunità. Pesaro deve prendere palla, deve difendere, deve impedire a Milano di realizzare. Pesaro che ancora ha il bonus da spendere, però il bonus sarebbe fallo un vantaggio per Milano, e adesso c'è comunque il fallo di Cavaliero, però è soltanto il quarto fallo. Poteva spenderlo. È soltanto il quarto fallo per Pesaro, quindi a 36 secondi dalla conclusione. Potenzialmente potrebbe esserci un attacco a testa. Potrebbe anche esserci l'overtime a questo punto, vediamo un po'. Speriamo di no. L'attacco milanese, Langford. Langford va in Langford e realizza ancora Langford. Ora la palla è di Clemente, 23 secondi e la Scavolini che deve recuperare due punti. Sarebbe una beffa per i pesaresi perdere questa gara. Comunque hanno fatto sicuramente la loro bella figura. Schiaccia. Grande. Barbour, parità, c'è time out, 10 secondi per chiudere questa partita. Questa schiacciata mi ricorda un po' Hickman, ne parliamo dopo, linea alla regia. Marco Bedinotti e Luciano Murgia della Triarchica Arena per questo finale al Cardio Palma della partita fra Milano e Pesaro. La palla dei milanesi con 10 secondi e 33 centesimi, quindi Milano è sicuramente avvantaggiata in questo finale. Se segna, ci è andato vince. Simone Flamini su Langford. Se non segna, la ci sarà il bonus, quindi l'overtime. Ogni fallo sarà Langford, è lui che decide di giocarsi questo attacco. Non vediamo questa azione, eccolo Langford, va a fare tutto da solo e realizza. Ed è finita, sì, è finita la partita. Ha vinto Milano di 2 con un ultimo tiro di Langford. Non meritava questa sconfitta Pesaro. Rimangono tutti male, rimaniamo male anche noi. Però devo dire che Milano alla fine ha lottato fino a vincere la partita, pur giocando male.
Pazienza, devo dire, la squadra di Markovskij ha sicuramente